soffre perché sta venendo giù tutto. Fra l'altro, stamane vendite a pioggia, nel senso che se vedi non si salva nulla. In questo momento solo due titoli del FTSE MIB positivi, e questo no, dimostra mi ha stupito anche Eni in questa considerazione qua, che comunque con il petrolio così oggi sta scendendo tanto pure Eni, quindi sì, già da ieri Eni ha dato i primi segnali di cedimento e sono vendite a benchmark, cioè si vende l'indice brutalmente, non si sta a guardare il singolo titolo e quant'altro, si butta un po' tutto stamattina. E chiudiamo la settimana ad oggi, ad ora saremo quasi a meno 10. Una settimana a meno 10 lascia il segno, graffia i portafogli inevitabilmente, quindi sono tempi in cui bisogna mantenere i nervi saldi. Va bene, dai, parliamo invece delle strategie con i certificati. Cosa ci hai portato oggi, Pietro? Guarda, volentieri, ti spiego al volo la ratio delle operazioni che ho immaginato. Operazioni che devono cercare di individuare proprio quei titoli che sono stati venduti di pancia, cioè non tanto per ragioni tecniche o fondamentali, ma perché si vende un po' tutto in maniera abbastanza, come dire, senza una grande lucidità. E quindi ho pensato di mettere in focus su titoli dai buoni fondamentali che stanno scendendo, come dicevo, più di mercato che per un rischio specifico. Quindi parto con un sottostante che è Azimut, il codice è DE000HV4 Milano DE00HV4 Milano 0 Zara 4. Zara 4. Allora, andiamo a vedere. Questo è un top bonus però di questo periodo, non lo so, però vediamo, vediamo. Non voglio bocciartelo prima ancora di vederlo, No, in realtà assolutamente. il top bonus è alla barriera discreta, è il bonus cap che ce l'ha Ah, continuo, quindi il giusto, è vero. top bonus sì, è un prodotto più conservativo. In sostanza il tema è questo, un po' il mio stile sui certificati è quello di utilizzarli anche lato trading, perché se vedi la scadenza è breve, 17.06, e quindi dobbiamo soffrire poco più di 3 mesi, soffrire inteso che il prezzo alla scadenza, che come detto metà giugno, non deve andare sotto la barriera che è 15.09. 15.09 è un livello piuttosto profondo, parliamo di un 20 mezzo% dai prezzi attuali, e ha il vantaggio, come dicevo, che anche se venisse perforato nel corso delle prossime settimane, ma a scadenza si troverà sopra questa soglia, il prodotto paga un rendimento interessante che è 107. Quindi ad ora sarebbe un rendimento del 5-7% circa, che considerando che bisogna tenere il titolo solo, il certificato solo 3 mesi in portafoglio, sarebbe un rendimento annualizzato di quasi il 20%. Quindi il ratio dell'operazione è andare a prendere un titolo al centro delle vendite, per certi versi anche in maniera ingiustificata, perché non ci sono interessi peculiari in Russia, un titolo di risparmio gestito, quindi la logica è quella che da qui a giugno possa quantomeno fermarsi la discesa, il titolo stazionare a metà giugno sopra questa soglia dei 15 e 10, che è lo spartiacque fra il bonus o la replica del sottostante, cioè il certificato replicherebbe il sottostante qualora il prezzo fosse alla scadenza sotto questa soglia dei 15,09. Sì, no, come struttura non è male, assolutamente, una barriera a 15,09 di azimut, mi piace il tempo che è veramente vicino alla scadenza, 17,06-2022. Il problema è che, cioè, cosa stiamo vivendo adesso? È questo che mi fa paura. Perché quanto ma dalle attuali quotazioni, quanto fa adesso azimut, Pietro? Quanto quota? Allora, Dobbiamo vedere un po' in questo vedere. momento 19,78. 19,78. Allora, a livello tecnico prendiamo azimut e vediamo un po' a livello tecnico dove sta la barriera. Allora, ricordami la barriera. Oggi ci mette un Qui, sacco da qui, caricare qui. la piattaforma. Va, vuol dire. 15,09. 15,09. 15,09. 15,09. Bisogna tornare su lì. Allora, 15,09 è circa qua. Vediamo un po'. Eccolo qua, più o meno a occhio. Allora, questo l'hai fatto tu, Marco? Questo è, non me lo ricordo. Te lo ricordi o non te lo Non me lo ricordi? Ah. ricordo, prodotto. Allora, vediamo un po'. La barriera è lontana, è lontana. Non c'è niente da dire. È lontana È il e periodo discreta. che mi fa paura, capito? Quanto c'è di distanza? 19,8, cosa sono? 2 sarebbe un 20% più o meno. 23%. 23%.
Dai, un 23%. Ma ricordo che la barriera in questo caso è discreta, quindi il tema è che se anche Azimut perdesse, che ne so, il mese prossimo meno 30, ma poi meno 40, quello che vuoi, ma poi torna magicamente il 15 a metà mese di giugno sopra, il prodotto paga il bonus che è cospicuo, perché 20% anno su anno è un rendimento, insomma, assolutamente interessante. No, dai, ci sta, ci sta. Alla fine è un po' rischioso, ma non è rischioso perché oramai è qualsiasi cosa guardi in borsa adesso è rischioso. E quindi, però devo dire che c'è margine, il rendimento è interessante. E ho già visto che stavo dando un'occhiata anche al prezzo, che è sopra la pari, perché stiamo vicini alla scadenza e quindi è normale. Marco, che dici? Ma guarda, possiamo dire a Ameri che questo è un prodotto che probabilmente dovrebbe quotare un prezzo più alto in una situazione normale, perché, come ha detto Pietro, è una barriera discreta, è un titolo che non è toccato da particolari notizie in questo momento, manca poco alla scadenza e abbiamo una distanza dalla barriera elevata. Questo è uno di quei titoli che sta un po' pagando l'aumento della volatilità sul mercato, e come sappiamo, abbiamo detto tante volte, quando la volatilità aumenta i prezzi dei prodotti vanno a scendere. Quindi ecco, quello che sta facendo Pietro secondo me con questa operazione è una cosa che è stata fatta molto spesso, soprattutto nel 2020, in un momento in cui la volatilità era schizzata a dei livelli mai visti prima e tantissimi prodotti quotavano veramente molto a sconto. Ecco appunto che quindi in un momento in cui la volatilità va a tornare alla media, naturalmente prima della scadenza del prodotto, quello che andrà a succedere è che il prezzo del prodotto potrebbe tornare a quello che era il livello appunto precedente a questo picco di volatilità. Quindi insomma capisco l'operazione di Pietro, penso che sia un titolo, un prodotto abbastanza conservativo. No dai, sì, è conservativo, è conservativo, è il momento di borsa che fa paura, quello. Assolutamente. Però vabbè, allora ti chiedo la cortesia Pietro di rimanere collegato con noi, adesso vado in break e poi facciamo un'ampia seconda parte con le strategie, tra l'altro anche dei telespettatori che mi stanno chiedendo un po' di analisi sui prodotti, dai abbiamo modo. Allora pausa e torniamo subito. Su Azimut, abbastanza interessanti in virtù del breve periodo del fine vita prodotto che era a giugno, la barriera è ampia, quasi 23 punti percentuali, a livello annualizzato stiamo parlando di 20 punti di guadagno, se barriera discreta, e quindi può andare su giù finché vuole, basta che alla fine da vita prodotto sia sopra la barriera. Pari o superiore alla barriera. Pari o superiore. È interessante, niente, è vero, interessante, però con quello che sta succedendo. Naturalmente, insomma. Siamo sempre lì. Pietro, altro giro, dai! Sì, adesso siamo un po' di più, vado come al solito con rischio crescente, perché prendiamo il prodotto a cui tu facevi riferimento prima, che è il bonus cap, ovvero un prodotto in cui la barriera è continua. Il prodotto è DE000HV4, sì. Livorno, Empoli, Bologna 4. Bologna 4. Allora, stiamo parlando di un bonus cap sul FTSE MIB, hai preso direttamente, bene. Esattamente, prego, il prego. Tema qual è? Che usando una barriera continua chiaramente dovresti avere un sottostante con una volatilità implicita più bassa e quindi un indice tipicamente ha una volatilità più bassa del singolo titolo. Qui il discorso qual è? Che dopo stessa strategia, cioè scadenza breve, soffrire, quindi rimanere in posizione circa 3 mesi, immaginando che dopo un inizio d'anno così cruento, quindi siamo già a spanne, dovremmo essere in meno 17 in 2 mesi, meno 10 questa settimana, se chiude così, l'indice magari potrebbe, insomma, non dovrebbe auspicabilmente perdere circa un 40 in 6 mesi, perché la barriera in questo caso è posizionata a 18.150. Che cosa vuol dire 18.150? Un ulteriore ribasso superiore al 20% da questi livelli, che per carità ci sta, perché in questi tempi in tutto ci sta, però certo vedere un indice FTSE MIB 18.150
a metà giugno, vuol dire che veramente è successo qualcosa. No, non lo dire, non lo dire, non dire niente. Non lo dire, che l'ultima volta che l'abbiamo detto è arrivata la pandemia. La pandemia, certo. Meglio non dire. Però lo scenario è questo. Insomma, fronte rischio 1850 meno 20 e dispari per cento in tre mesi, meno 21% in tre mesi. Se effettivamente questo scenario così sfortunato non si prefigura, il rendimento atteso è molto elevato, perché parliamo di quasi un 10%, un 9,5% che in tre mesi sono più del 33%. Quindi questo è un prodotto certamente più aggressivo, un prodotto che magari necessita anche... Ma guarda che alla fine poi non è tanto più aggressivo dell'altro, l'unica cosa è la barriera continua, alla fine è questa. Però con l'esplosione della volatilità il tema è che magari, capito, schizza giù, te la va a colpire e fatalmente certo. Perdi la protezione. Questo è un po' il tema. Quindi diciamo è certamente all'apparenza meno aggressivo perché è una barriera che sembra più conservativa, però in realtà le cose che fanno più paura, sai, sono come le aperture di oggi, no? Un meno 4 d'amblé che ti rompe il fiato e non riesci a contenere. Con la barriera discreta assorbi il colpo, con la barriera continua no, però prendiamo un indice e no, ho capito il ragionamento, dai, poi 106,50 l'avevo vista a 98, quant'era il prezzo di lettera adesso? 97, sì, 98,02. Però qua c'è uno spread enorme, come mai, Marco? C'è uno spread dell'1,5% in questo momento. La volatilità che è probabilmente dovuto. Allora, su questi prodotti di solito è meno dell'1%. In questo momento è probabilmente dovuto al fatto che il FTSE MIB sta venendo giù in maniera importante. Quindi è proprio, come dire, legato alla volatilità. Questo momento di mercato di questa mattina. Non so se abbiamo un aggiornamento, ma immagino dovremmo essere meno 3,50. Beh, sì, andando a vedere quello che fa il prodotto. Meno 4,13. Meno 4,13, ecco. Quindi direi di derivato, io sono sul derivato. Comunque direi che parliamo di questo. Va bene, dai, altro, l'ultimo, quello più aggressivo. Questo qui, diciamo, è per chi ama le cedole. DE000HB, Hotel Bologna, 1,5, Genova, Empoli, 5. Ok, allora andiamo a vedere cosa c'è. Cash Collects to World Off con effetto memoria. Anzi, facciamo una cosa, guardate, andiamo ad analizzarlo bene nel dettaglio. Veniamo qua, prego la regia. Cash Collect, se stringiamo, dalle cedole. Questa è la denominazione delle cedole. Cash Collect. Worst Off vuol dire che è un paniere, ok? Che è il peggiore, tu devi considerare il peggiore del paniere. Si va a prendere il sottostante peggiore tra i tre. Effetto memoria vuol dire che se magari ti salta una volta la cedola, c'è la possibilità, se si rientra in alcuni parametri nell'osservazione successiva, di darti anche la cedola che non avevi preso. Non solo una volta, anche sempre. Se dovessero saltare tutte le cedole, tutti i premi, e alla data di scadenza sottostante peggiore dovesse essere superiore al livello di barriera, viene pagato 100 oltre che tutti i premi che non sono stati corrisposti. Quindi questo è importante, sì, non è solo in caso ci sia una cedola che non viene pagata, ma tutte le cedole che non dovesse essere appunto pagate. Autocollable ha la possibilità di essere richiamato. Questo è paniere composto da Allianz Assicurazioni e AXA. Ti sei andato a prendere le assicurazioni. Perché le assicurazioni? Guarda, il prodotto, questo c'è bisogno di qualche minuto in più per spiegarlo. Innanzitutto lavoriamo... Azimut, meno 6, sospeso a ribasso, visto che ne parlavamo, niente. Prego. È meglio, sì, un prezzo più basso, sì. No, in realtà adesso sta andando un po' tutto in sospensione. No, detto ciò, mi piace perché? Perché è un prodotto che innanzitutto ha una barriera al 60%, in cui i tre sottostanti sono un settore che potrebbe risentire in maniera meno brutale rispetto ad altri di questa situazione, e poi perché ha le peculiarità di cui parlavi tu, ovvero lo stacco cedola, che fra l'altro è piuttosto vicino, che è 17,03, quindi fra un paio di settimane. Questa cedola dell'1%, come detto, è a memoria, quindi sostanzialmente anche se non venisse pagata va nel cassetto. Ma la cosa interessante di questo prodotto, che fra l'altro si compra molto sotto la pari, nel senso che siamo in questo momento a 86 circa, qua è molto meno spreadato, ha la possibilità anche di un eventuale rimborso anticipato alla successiva scadenza, che è il 22 giugno. Quindi se effettivamente i tre sottostanti fossero sopra lo strike, ti prendi
il coupon dell'1% e in più il rimborso a 100, considerando che adesso lo prendi a 86, saresti insomma di fronte a un'opportunità straordinaria. Ma diciamo che non rimbalzano i tre titoli sottostanti, te li tieni serenamente in portafoglio, incassi la tua cedola trimestrale e ti vai poi a giocare la partita fino eventualmente anche alla scadenza, che è il dicembre 2024, dove effettivamente c'è ancora una volta questa barriera al 60%, che insomma dà una certa garanzia anche su tre sottostanti di discreta qualità. In questo momento il worst off, il peggiore, è Generali, la cui barriera è 11,48, quindi una barriera ancora una volta piuttosto lontana. E considerando quello che sta succedendo su Generali, insomma una partita che poi a breve entrerà nel vivo fra del vecchio e Caltagirone, insomma è un titolo che mi piace. Gli altri due, AXA e Allianz, anche sono i titoli che stanno soffrendo nel breve, ma nel medio-lungo termine sono fiducioso. E quindi diciamo un prodotto che in sintesi, nel caso più fortunato, se a giugno rimbalza ti potrebbe anche restituire 100 più la cedola, ma qualora non lo faccia, insomma, si tiene volentieri in portafoglio perché lo prendi sotto la pari abbondantemente da questa cedola del 4% anno, sostanzialmente un 1% ogni 3 mesi. No, la cosa che mi pare interessante di questo, sai cos'è? L'effetto memoria. Perché metti caso che adesso fai conto per 6 mesi, un anno, succede un po' un patatrac sul mercato, non ti dà nessuna cedola, però ipotizziamo, visto che comunque la scadenza è lontana, dicembre 2024, facciamo si riprende tutto nel primo trimestre 2023 e poi ti ridà tutto di botto. Assolutamente. Ma guarda, questo è uno di quei prodotti che probabilmente è più interessante in questo momento che quando è stato emesso. Sì. Quando si va ad emettere su basket di tipo assicurativo è molto difficile trovare rendimento, perché sono titoli che sono poco volatili, molto stabili, quindi sono dei prodotti tendenzialmente sicuri da un punto di vista di proprio titolo sottostante. Infatti in questo prodotto possiamo vedere, abbiamo una barriera del 60%, abbiamo un rendimento trimestrale dell'1%, quindi insomma abbiamo un rendimento veramente basso rispetto a un certificato che ha 3 titoli sottostanti, quindi insomma ci siamo abituati a vedere almeno 2,50. Ecco, questo tipo di rendimento è più paragonabile a quello che ci dà un prodotto che ha come sottostante un indice, non delle azioni. Ecco che in questo momento forse è diventato forse più interessante di novembre 2021, quando è stato emesso, perché come diceva Pietro e come dicevi anche tu giustamente, abbiamo un punto di entrata che è intorno agli 86, abbiamo l'effetto memoria e un eventuale rimborso ci andrebbe a pagare 14 euro più il premio appunto dell'1% trimestrale con effetto memoria. Parliamo di 3 titoli comunque che sono titoli solidi, non sono delle start-up americane, insomma cioè, parliamo di 3 titoli assicurativi poco volatili, ecco che quindi può essere interessante. Ecco, devo dire che Pietro ha portato 3 prodotti che sono meno aggressivi. Sì, solitamente. Pietro, solitamente. Ma mi sa che è l'aria del mercato che dice, forse è meglio che metto un attimino i remi in barca. Come vedono gli esperti, il DE, allora andiamolo a vedere, DE 00 HV 8B MA1. Allora, questo è i voli. I viaggi, sì. Allora, cash collect, quindi dalla cedola, worst off, paniere, effetto memoria, quanto, quella era una cosa che non avevamo, il quanto vuol dire che è giato da rischio cambio. Assolutamente. Auto, perché presumo già, sì, infatti sono tutti i titoli comunque legati al dollaro, no, tutto Expedia non è. Vabbè, comunque, paniere composto Airbnb, Booking, Expedia. Questo qua, quota 93,20, vediamo un po' le caratteristiche di questo prodotto. Allora, è un cash collect e questo l'abbiamo detto. Data di pagamento finale giugno 2024, la barriera, adesso poi vediamo magari chi è che sta facendo più fatica, coupon condizionato 3,25 non è male, barriera al 60%. Andiamo a vedere un po' come stanno messi i titoli. Allora, i titoli sono messi che l'unico che fa fatica è Booking. Poi tutto il resto è positivo. Ma sì, dai, guarda che non è male, eh? Non è malvagio per il nostro telespettatore, viaggi sottostanti americani. No, devo dire che
Tu che dici? Allora, dico che, come abbiamo detto all'inizio, i titoli americani sono quelli che hanno sofferto meno, anche andando a vedere gli indici, nell'ultimo mese hanno perso intorno al 3% contro il 10-15% degli indici europei, quindi ecco forse perché ha perso meno. Secondo me questo è un ottimo prodotto perché paga un 13% all'anno, si compra sotto la pari e solo un titolo è sotto il valore iniziale, quindi se il booking appunto dovesse rimbalzare avremmo un rimborso anticipato già fra pochi mesi, a marzo, il 17 marzo, anzi già fra pochi giorni in verità potremmo avere il rimborso anticipato nel caso in cui booking dovesse rimbalzare. Ecco, è legato ai viaggi, quindi per chi avesse una view negativa su quello che sta succedendo in questo momento, quindi nel caso in cui la situazione dovesse in qualche modo inasprirsi e i viaggi, insomma, come possiamo dire, potrebbero essere il settore che un po' soffre di più. Quindi ecco, è un prodotto interessante, ma chi ha una view, come dire, negativa su quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane dovrebbe farci attenzione, perché parliamo del settore viaggi, che potrebbe essere uno di quei appunto settori che vengono colpiti. Buongiorno, vorrei sapere se è possibile una spiegazione sul certificato LQ-25Q00SS3 Milano emesso da Leontech, consigliato dal rappresentante Unicredit. Dubito che, che Unicredit abbia... No, dubito. Comunque, comprato prima della cedola di dicembre, sono terribilmente sottostanti Unicredit intese BPM. Bancario. Questo è. Come stanno andando i vostri bancari? Ne hanno presi tanti la barriera? Ma allora, tendenzialmente la maggior parte dei prodotti che abbiamo hanno una barriera discreta e soprattutto sui bancari cerchiamo di avere barriere profonde. Quindi per il momento no. Reggono. Per il momento reggono. Noi non abbiamo Unicredit come sottostante in quanto emittente Unicredit. Però devo dire che sono dei prodotti che stanno andando molto. Sì. Quindi secondo me abbiamo molti investitori che stanno un po' utilizzando il concetto di buy the dip sui bancari, quindi utilizzano il certificato che è una barriera che non è toccata per andare a prendere posizione sul settore bancario, appunto puntando su un potenziale riavvio delle quotazioni dei bancari al rialzo. Quindi no, sì, abbiamo visto un interesse abbastanza importante. Va bene, allora siamo praticamente in chiusura. Lasciatemi salutare Pietro Di Lorenzo, SS Trader. Ciao Pietro. Ciao, grazie mille, buon fine settimana. Buon trading. Marco Medici, abbiamo i 20.